Mercoledì 17 luglio. Ancora una volta pensieri liberi e disordinati di fronte a ciò che sta accadendo. Alcuni frammenti. Elon Musk fornisce a Trump 47 milioni al mese. Piccolo frammento significativo di che cosa significhi oggi la democrazia in quel paese. Per diventare presidente degli Stati Uniti devi trovare i grandi finanziatori, i miliardari che ti sostengono. Posto che un miliardario non è un'opera pia anche quando genera fondazioni filantropiche, mette in piedi queste forme caritatevoli subdole. Posto questo, ovviamente, il miliardario che ti sostiene vuole avere i suoi vantaggi, che si traducono molto concretamente nel diventare ancora più ricco, perché la ricchezza, il denaro, rappresenta la prima delle droghe, la più devastante. Ed è una ricchezza che fa piazza pulita intorno a sé, una sorta di idrovora che mangia le risorse che rappresentano il bene comune. Questi sono i miliardari, non sono particolarmente intelligenti come vengono descritti, posto che l'intelligenza, non è semplicemente una forma di calcolo cinico e spietato. Molto spesso noi traduciamo l'intelligenza attraverso la rappresentazione simbolica dell'efficientismo appropriativo. Hai fatto carriera? Sei diventato ricco? Quante case hai? Oh, che abile che sei, che bravo! Sei diventato presidente degli Stati Uniti? Deve essere particolarmente intelligente. O sei presidente della Federazione Russa? Quanto abile, stratega, intelligente. Questo è scempio dell'intelligenza umana. L'Homo sapiens in questo caso diventa Homo insipiens, pericoloso e spietato, cinico. Ebbene, ritorno ai 47 milioni al mese forniti da Musk. Quel personaggio grottesco, il quale rappresenta un pericolo non solo per il proprio paese, è che è possibile che diventi ancora una volta presidente degli Stati Uniti dopo essere stato sconfitto, non aver accettato quella sconfitta, inscenato una sorta di golpe, assaltando Capitol Hill, una teatralizzazione grottesca. E poi c'è un vicepresidente, anche questo, personaggio molto simile al suo presidente, in pectore. La coppia rappresenta la fine di un sogno, il sogno americano. Lo dicevo ieri. Finito il sogno, facciamo i conti con la realtà. Ripeto, la realtà non è necessariamente un incubo. Io credo che il vero incubo fosse quel sogno. Perché noi ci rappresentiamo gli incubi attraverso le immagini di paurosità. Pensate, quando ti risvegli da un sogno nel quale non hai capito niente e hai preso paura. Dice la paurosità dell'incubo, che ti rende il sonno sgradevole e speri di svegliarti. Oggi quella speranza di svegliarci è alla portata di mano. Svegliamoci. Svegliamoci e scendiamo nella realtà. Su Repubblica questa mattina online si sottolinea come i signori della Silicon Valley, i quali hanno oscillato sempre tra essere sponsor dei democratici o dei repubblicani, i mistici di Tolkien, sì, c'è una sorta di misticismo. Veniva ricordato in un dibattito ieri sera alla TV come c'è un costante richiamo all'immagine di Dio. Sapete, l'unto del Signore l'abbiamo già conosciuto, eh? È sceso in campo,
ovviamente ha fatto disastri. Oggi viene mitizzato, gli si dedica addirittura nel nostro paese un aeroporto. Spero che non avvino una pratica di richiesta di beatificazione o di santità. Non si sa mai, è di questi tempi. Ci potrebbe essere qualcuno che si impegna alla beatificazione e santificazione dell'unto del Signore. Ebbene, anche oggi troviamo queste formule magiche della religione alienante, che costituisce un Dio a propria immagine e somiglianza, non ci costituisce a immagine e somiglianza di un Dio di una trascendenza, dell'appartenenza alla natura, a essere semplicemente delle creature, le quali non se la cavano, assoggettando il mondo o semplicemente chiudendosi in se stessi, i due grandi errori che hanno caratterizzato tragicamente il Novecento e che Simone Weil evidenzia questi due errori nel suo splendido testo, La persona è il sacro. Simone Weil indica due errori, uno che vorrei chiamare il personalismo, la identificazione del sacro nella persona e che porta alle forme intimistiche. Siccome le questioni politiche sono così complesse e difficili, beh, io mi chiudo nel mio intimo e coltivo la sacralità, pensando che la persona, con tutti i suoi sacrosanti diritti, coincida con il sacro. E in realtà è nell'impersonale, ci dice Simone Weil, con un'espressione che è molto difficile da capire, ma non per questa difficoltà ci asteniamo dall'approfondire. E se qualcuno dovesse dire, ma questi sono discorsi troppo filosofici ed elevati, stiamo sul terra-terra e io sto sul terra-terra, non sull'astrazione, anche se, in quanto sapiens, siamo chiamati al dovere dell'astrazione, che significa abitare il presente al di là della supponenza che abbiamo di volerlo chiudere in una compressione assoluta, abitare il presente sospendendo il giudizio, vivendolo intensamente in una condizione tale che sei sempre attraversato dal dubbio e dall'incertezza. In qualche maniera il Vangelo di oggi, molto breve, nel quale si dichiara e si loda Dio perché ha nascosto ai dotti, ai sapienti, queste cose e le ha svelate ai piccoli. Guardate, questo non significa che l'ha svelato agli ignoranti e quelli che sono andati a fare le scuole alte non hanno avuto la possibilità di conoscerle. No, no, non vuol dire questo. Perché oggi, attraverso il populismo, anche gli ignoranti, quelli che formalmente non possono essere definiti dotti e sapienti, si costituiscono tali proprio grazie al populismo. C'è internet, ci sono i padroni della Silicon Valley che confondono sempre e comunque il mezzo e il messaggio, il contenuto del messaggio. Sono padroni del mezzo, ma attenzione, hanno blindato i contenuti, li hanno chiusi, rendono impossibile la realtà dell'impersonale, perché individualizzano da una parte e collettivizzano dall'altra. Il secondo errore indicato da Simone Weil, il collettivismo, nel quale un concetto, magari espresso dal potente di turno, è reso obbligatorio attraverso le ideologie. Guardate che le ideologie sono anche nell'ambito, per esempio, della salute mentale, l'ideologia della diagnosi, l'assolutizzazione della descrizione della persona attraverso un'etichetta, sei psicotico, bipolare e via dicendo, schizofrenico, depresso, di diverso grado di intensità della depressione. Tutte forme di semplificazione collettivistica, categorizzante.
Ecco, vedete, anche in questo frangente storico, in questa cultura nella quale assistiamo all'ennesima sceneggiata del potere, che obbedisce semplicemente alla logica dei vincenti, dei forzuti, dei muscolari, quelli che hanno i muscoli, la convention del Partito Repubblicano è emblematica in questo senso. Suprematisti. Piuttosto volgarotti, devo dire, non perché etimologicamente rappresentino il popolo, perché sono volgari attraverso la significazione che può essere espressa dal senso comune. Volgari, suprematisti, complottisti, negazionisti, quella miscela che si è espressa anche durante il Covid. Anche lì siamo stati costretti ad accettare un bipolarismo, i vaccinisti a tutti i costi e i negazionisti a tutti i costi. Dovevamo scegliere, non c'era possibilità di applicare il pensiero critico che abita la situazione, il presente, con spirito critico che non chiude ma apre. Apre alla significazione che è generata dal dubbio. E questo aprire genera domande da sviluppare. E altra notizia, sempre da Repubblica Online, questa mattina vi ho detto, pensieri frammentati. Il complotto dell'Iran dietro all'attentato a Donald Trump. Ci mancava anche questo. Poi il vice, altro personaggio, di Homo Incipiens, il partito laburista inglese, islamizza il Regno Unito. Ma siamo veramente di fronte alle pagliacciate. Ci sono dei pagliacci che non fanno ridere, fanno inorridire, non sanno fare neanche i pagliacci. Questo è il punto fondamentale. Ecco, il complotto, l'Iran che arma quel ventenne sconsiderato, il quale poi viene ucciso. Ha ucciso. Ci sono due vittime, le quali non sapranno mai che cosa sta realmente accadendo intorno a quell'avvenimento, del tutto casuale. Non c'è dietro un complotto. Il complotto viene generato nella interpretazione del gesto. Non cercate le cause, ma osserviamo le conseguenze che oggi si profilano all'orizzonte. Il complottismo. Lo ricordavo ieri. L'estrema sinistra, la sinistra ha armato la mano dell'attentatore. Matteo Salvini. L'ennesima scemenza, non ha bisogno di dirne altre per essere caratterizzabile per formulazione di scemenze. Qualcuno mi ha ricordato che forse bisognerebbe dargli un premio, il premio del maggiore generatore di stupidaggini. Se ci fosse una competizione nella quale vince chi riesce a dirne di più, guardate, Matteo Salvini è sicuramente il vincitore, quello del papete. Quello del grottesco, ma ancora una volta attenzione perché ci sono dei dotti ai sapienti, i populisti, i quali pensano di farsi grandi, mettendosi sotto l'ombra di questi personaggi. Diventano immediatamente, grazie anche alla rete, partecipano ai social, non partecipano alla vita comunitaria. Partecipano ai social, attenzione perché poi questo ci porta, vedete, questa mattina mi viene sempre da dire attenzione, sì, c'è un allarme necessario, ma per favore non facciamo sì che quell'allarme diventi una forma paranoica dell'esistenza. L'allarme ci deve svegliare da quel sogno fatto della grande America, da quel sogno che fu formulato in tempi non remoti, all'insegna della grandiosità dell'Unione Sovietica, dei movimenti rivoluzionari fondati
foraggiati dall'Unione Sovietica, dall'idea globale del socialismo reale. L'altra faccia della medaglia del capitalismo, ma soprattutto della supponenza, dei due errori che Simone Weil ha indicato, il personale e il collettivo, che, ripeto, vanno superati passando attraverso il personale, ma senza mai fermarsi sulla persona. Andare sull'impersonale significa vivere la propria esperienza scoprendo che deve essere aperta a una significazione nuova, alla luce di una appartenenza mutevole. Non abbiamo bisogno, per costruire un orizzonte di senso, di concentrarci su noi stessi. Abbiamo estremamente bisogno di andare oltre la persona, e andando oltre la persona incontriamo l'armonizzazione tra il diritto e il dovere. E questo ci porta a rivisitare il senso stesso della giustizia. Quando subiamo un torto, invochiamo la giustizia. Ma quando siamo noi a infliggere un torto al prossimo, cerchiamo la giustificazione. La giustificazione che risiede magari anche nelle dinamiche relazionali. Né torti, né giustificazioni. La giustizia ci chiama a trascendere noi stessi, ad andare in quella dimensione dell'impersonale, nel quale si costituisce la scienza e la bellezza, che non può mai essere attribuibile a una autorità singola, a un autore singolo, ma deve essere formulata all'insegna di una edizione. Lo scienziato, l'artista, non è l'autore, è l'editore di qualcosa che va oltre lui e che sta nell'impersonale, non nel collettivo, e neppure nei talenti che sono presenti nella persona. I talenti ci sono, le risorse ci sono, ma anche le fragilità, le mancanze ci sono, perché l'Homo sapiens per sua natura è fragile ed imperfetto. E questo ci deve fare sorridere oggi di fronte al comico, tragico che assistiamo a tutti i livelli dell'equilibrio globale. Certo, se vince Trump, il disastro è garantito. Se vincesse Biden, il disastro continua. Questo è il grande dilemma. Ovviamente, se vince Trump, dovremmo incominciare a riflettere profondamente su come Homo insipiens, perché questa è la grande differenza. Sì, per carità, probabile che Biden, data l'età, abbia anche qualche svarione. Ci sta. Ma Trump non ha degli svarioni, è uno svarione. È uno svarione esistenziale. Così come lo sono tutti gli aspiranti tiranni all'insegna dell'anarco-liberismo autoritario. Qual è la contropartita rispetto all'anarco-liberismo autoritario? Semplicemente sta nel farci piccoli, nella dimensione dell'umiltà, nella consapevolezza di non sapere. E attraverso questa consapevolezza ci attrezziamo, ci esercitiamo a non giudicare, a non appropriarci, a vivere realmente la dimensione comunitaria e del bene comune. Buona giornata a tutte e a tutti, e scusate per la frammentarietà di questi pensieri che sono generati dalla contingenza storica che ci capita di vivere. Certo, c'è grande confusione. Ma ben venga la confusione rispetto
a una chiarezza la quale atrofizza la ricerca. Noi siamo stati chiamati a percorrere il nostro cammino all'insegna della perseveranza nel cammino, nella ricerca costante e all'apertura e alla disponibilità nei confronti del sacro, che è nell'impersonale. Buona giornata a tutte e a tutti.